Buonasera, sono Francesca Veronese, sono direttore dei Musei Civici di Padova. In questa straordinaria notte dei ricercatori mi trovo in una posizione del tutto inconsueta all'interno della Cappella degli Scrovegni ed è con me Federica Millozzi, responsabile dell'Ufficio UNESCO del Comune di Padova. Buonasera a tutti. Ci troviamo sul ponteggio allestito per realizzare un intervento di restauro sulle statue che caratterizzavano la zona dell'altare del presbiterio all'interno della Cappella degli Scrovegni. Le statue sono opera di Giovanni Pisano, risalgono all'inizio del 300 e nel corso del tempo ci siamo accorti che necessitavano di un intervento di restauro perché avevano alcuni problemi di carattere conservativo sulla superficie. Federica. In realtà si tratta di fare un semplice intervento di pulitura rispettando la policromia di queste sculture che qui sul ponteggio si può apprezzare in tutta la sua finezza e la sua bellezza, non di interventi particolarmente invasivi. Il monitoraggio che annualmente viene fatto e la manutenzione ordinaria della Cappella degli Scrovegni ha permesso di accorgersi che una lieve patina giallastra impediva una percezione corretta dal punto di vista cromatico delle sculture. Francesca, tu cosa ne pensi di questa occasione straordinaria? Penso che l'attività dei ricercatori, soprattutto nell'ambito storico-artistico, permetta a volte veramente di vedere dei capolavori da delle posizioni, da delle distanze che sono impensabili nella quotidianità. Quindi salire su un ponteggio, poter ammirare le statue da vicino, permette veramente di cogliere tutta una serie di dettagli, di caratteristiche, gioco di sguardi, tracce di policromia che normalmente non sarebbero assolutamente visibili. Ma del resto queste statue ci raccontano anche di tanti enigmi che ancora non sono chiari, quindi enigmi che mettono lo storico dell'arte a volte in posizione anche difficile per capire, per sciogliere nodi interpretativi. Infatti, hai detto giusto, enigmi. Tutta la zona del presbiterio, della Cappella degli Scrovegni, è una zona che ci interroga e avere l'occasione di essere qui vicino a queste sculture e poter salire anche con i ponteggi nella parte più alta della zona absidale è veramente un'occasione non solo di ammirare questa bellezza da vicino, ma anche di riuscire ad analizzare e a magari tentare di risolvere alcuni degli enigmi. Uno fra questi è la posizione di queste tre sculture. Come le ammiriamo attualmente non era la posizione originaria. Sappiamo che queste sculture vengono realizzate contestualmente agli affreschi di Giotto. Sappiamo però che già in occasione della morte di Enrico Scrovegni, con la collocazione del suo monumento funebre, qualcosa in questa zona è cambiato. Sappiamo anche che sopra il monumento funebre restano dei segni che non sono altro che i segni dei basamenti di sculture che in origine o in alcune fasi storiche erano posizionate lì in alto. Si aggiunge a questo l'enigma di un'altra scultura che ora non possiamo vedere qui ma è in sacrestia, che è un'altra figura intera di Enrico Scrovegni che doveva essere qui a ricordare a tutti il suo ruolo di signore e committente di questo straordinario capolavoro. Federica, ma noi oggi queste statue le vediamo coperte di patina con delle vaghe tracce di policromia, ma nel 1300 come dovevano apparire agli occhi di chi le guardava? Questo è un discorso interessante, che noi abbiamo in mente le sculture come delle sculture bianche, questo in generale, in realtà non era così, lo sappiamo, tu lo sai bene, nemmeno nell'antichità era così. L'idea della statua bianca è un'idea della Controriforma, un'idea tutto sommato recente. Dobbiamo immaginarci queste sculture in perfetto dialogo cromatico con gli affreschi della Cappella degli Scrovegni. Dobbiamo immaginarci un manto della Madonna dello stesso blu azzurrite della volta stellata. Dobbiamo immaginarci dei decori d'oro in queste figure di diaconi che riprendono figure che ci sono nelle stesse vesti di figure della Cappella degli Scrovegni, quindi un preziosismo anche nei capelli, non solo dal punto di vista della lavorazione del materiale, ma anche proprio nella decorazione.
oltre ad una naturalezza che noi vediamo negli incarnati, nel colore delle pupille, nelle piccole pieghe delle vesti che nascondono l'anatomia, quindi dovevano essere perfettamente inserite nel straordinario cromatismo della Cappella degli Scrovegni. Quindi possiamo dire un capolavoro nel capolavoro. Un capolavoro nel capolavoro che tra l'altro normalmente rapiti dagli affreschi di Giotto ci troviamo a non guardare con la dovuta attenzione. Questo ponteggio ci richiama a guardare quest'opera, tra l'altro firmata nel basamento della Madonna, di Giovanni Pisano. Un altro enigma che mi sento di raccontarti è la questione dell'iconografia, di cosa rappresentano queste figure che in alcuni momenti, in alcuni documenti sono citati come angeli, ma sono degli angeli che così come li vediamo non hanno le ali, in altri come dei diaconi cerofori, cioè portatori di cero, e lo vediamo insomma fra le mani di entrambi. Sulla schiena abbiamo potuto vedere, e adesso le nostre restauratrici le analizzeranno con attenzione, dei tagli che probabilmente a una certa data alloggiavano delle ali metalliche, come ci sono in altri monumenti funebri anche nella vicina chiesa degli Eremitani. Ma questi tagli sono originali di Giovanni Pisano e in questo modo verrebbero però a rovinare il lavoro da lui compiuto, o sono successivi? E successivi in che periodo? E quando c'erano queste ali, dove erano queste sculture? Insomma, enigmi che rendono ancora più interessante questo posto. Comunque, da un punto di vista stilistico, è veramente incredibile il gioco di sguardi, la posizione che assumono questi volti così espressivi, anche molto caratterizzati. I due diaconi o angeli cerofori hanno un volto diverso l'uno dall'altro, quindi sembra quasi che l'artista si sia ispirato a qualcuno che poteva vedere, quindi anche qui si aprono mille scenari interessanti. E soprattutto ti chiedo, qualità di storica dell'arte. Giovanni Pisano può essere stato influenzato dalla ritrattistica di Giotto oppure no? Allora, sicuramente Giotto ha voluto Giovanni Pisano qui perché era un artista delle sue terre, ma un artista anche che lavorando con materiali diversi incarnava una comune ricerca verso il naturalismo. Che si siano influenzati a vicenda io lo ritengo possibile. Addirittura si ipotizza che queste sculture fossero arrivate bianche qui e che poi con l'aiuto di Giotto fossero state dipinte proprio per accordarsi, e questo dà l'idea di quanta sintonia ci fosse fra i due artisti. Il naturalismo è ancora più straordinario se pensiamo che questo avviene agli inizi del 1300. Bene, noi a questo punto concludiamo la nostra chiacchierata tu per tu con le statue di Giovanni Pisano, ringraziando i ricercatori e gli studiosi dell'ICR che in questo periodo stanno lavorando alacremente, stanno studiando, stanno analizzando e quindi sono presenti qui in cappella. L'invito è a voi tutti di venire a vedere la Cappella degli Scrovegni, di venire a vedere il lavoro fatto dagli studiosi dell'ICR quando sarà concluso. È un capolavoro quello di Giotto ed è un capolavoro quello di Giovanni Pisano, quindi vogliamo condividere con voi e invitarvi a venire a vedere di persona queste bellezze. Grazie.